Una volta che hai attivato il database MySQL all'interno del tuo spazio web gratuito, collegati a questo link, utentilaicos.it, la tua username, ok, phpbb2, install e poi install.php. Quindi copia questo link e inseriscilo sostituendo tua username con la tua username. Questa è la pagina che comparirà, attraverso la quale puoi effettuare la procedura di completamento dell'installazione di PHPBB del forum. Quindi come database puoi selezionare MySQL 3.x, va benissimo il parametro selezionato, dopodiché devi lasciare quindi install e qui devi inserire i parametri che ti avevo detto in precedenza di ricopiare su un foglio di carta, ossia la tua username, trattino it trattino basso db. Questo è dove al posto di tua username devi sostituire ovviamente la tua username. Come database username devi inserire invece la tua username, come password puoi lasciare vuoto, come email inserisci una tua email valida. Io ho inserito tua email laicos.it. Dopodiché questi campi sono già precompilati, devi scegliere una username e una password che saranno poi quelle attraverso la quale tu potrai accedere all'area di amministrazione del forum che stiamo installando e attraverso la quale potrai configurare tutto il tuo forum. Una volta completati quindi questi campi, clicca su Start Install. Se tutto è andato a buon fine, il processo ti mostra questa pagina, cliccando su Finish Installation ti verrà mostrato questo messaggio, ossia devi cancellare la cartella install e la cartella contrib all'interno del tuo spazio web, all'interno in particolare della cartella phpbb2 che hai creato in precedenza. Quindi dovrai collegarti via FTP al tuo spazio web. In questo caso ci colleghiamo quindi e all'interno quindi della cartella phpbb2 dobbiamo cancellare, pulsante destro delete, la cartella contrib. Ok, cancelliamo la cartella, ci viene chiesto di cancellare, una conferma, sì. E dopo dobbiamo cancellare la cartella install. Anche questa deve essere cancellata dal tuo spazio web. Una volta cancellate, quindi, siamo a posto, nel senso che possiamo effettuare quello che viene chiamato il login, cioè accedere al nostro forum per vedere come è configurato. E quindi inserendo il tuo username appena definita e la password, puoi accedere al forum e vedere quindi il forum, diciamo, predefinito che adesso nel prossimo video vedremo come configurare in tutti i suoi parametri.